Va benissimo, inizia pure tu. Perfetto, eccoci qua. Sono Francesco Federico Pagani, sono un blogger. Qualcuno mi conoscerà perché da 6-7 anni ho un blog che si chiama Sciabolata Morbida. E oggi sono qua con Giorgio che adesso andrà a presentarsi per parlare un po' di giovani calciatori. Prego, Giorgio. Ciao a tutti, io sono Giorgio Crico e forse alcuni sfortunati è capitato di leggere quello che scrivo. Scrivo su mondopallone.it, principalmente di calcio olandese. Scrivo su passioneinter.com e sono il cofondatore e co-direttore di ekeion.it, che è il sito di informazione che ho fondato ormai quasi 2 anni e mezzo fa. E niente, sono qua con il buon Francesco per questa chiacchierata, vediamo dove arriviamo, insomma. Vai, Fra, lascio a te il primo intervento, direi. Perfetto, allora io direi innanzitutto ci troviamo qua oggi a discutere amabilmente di quella che è la nostra più grande passione, perché appunto capita che su Twitter poi nascano magari delle, tra virgolette, discussioni su vari argomenti, e in questo caso con Giorgio ne era nata una che riguardava appunto il calcio giovanile. Come qualcuno saprà, io diciamo che seguo abbastanza il calcio giovanile, ho fatto uscire un libro l'anno scorso. La carica del 201, appunto, su che schedava un po' 201 giocatori under 20 di tutto il mondo. Adesso a giorni dovrebbe uscire il seguito, la carica dei 301. Ciò su cui verteva in particolare la discussione che via Twitter poi è anche difficile portare avanti, ed ecco il perché ci troviamo qua oggi a discuterne davanti a una webcam, è perché i giovani calciatori italiani costano così tanto, e quindi spesso le squadre, appunto, nostrane si trovano a dover preferire un giocatore straniero a un italiano, appunto, per una semplice questione economica. In questo senso, Giorgio ha una sua tesi che, appunto, vorrei vi portasse, e poi ne discuteremo un po' assieme, ovviamente sperando di stuzzicare la fantasia di qualcuno. Allora, grazie Fra. Allora, facendo un po' di ricerche, necessariamente non approfonditissime, anche perché diciamo, i mesi estivi sono un po' complicati da questo punto di vista, nel senso che capita di avere un po' di svago ogni tanto, eccetera, specialmente come me che cerca di lavorare seguendo il calcio, per cui quest'anno proprio di vacanze, anche con i mondiali ce ne sono state pochine, però. Visto che c'è anche tanto adesso con l'elezione di Tavecchio, il disastro appunto agli stessi mondiali dell'Italia, si sta parlando parecchio, insomma, di questo rilancio dei vivai italiani. E tantissimi dicono: ah, vabbè, uno dei problemi sicuramente è il fatto che nei vivai ci sono un sacco di giocatori stranieri già lì adesso, non più solo in prima squadra come poteva essere 20 e passa anni fa, ma ci sono tantissimi giocatori stranieri anche nelle squadre primavera. E quando uno prova a farsi questa domanda, la risposta è sempre la stessa, cioè i calciatori stranieri costano meno. Allora io ho cercato di capire perché costino meno, e da quello che ho avuto modo di vedere, in realtà non è così vero, almeno a livello di produzione del singolo giocatore. Questo però riguarda semplicemente i top club, non riguarda i club di bassa fascia. D'altra parte era anche logico, perché formare un giocatore di 15 anni che arriva dal Burundi e un giocatore di 15 anni che arriva dall'Italia, in effetti, cioè, sempre di formazione di giocatori si tratta, cioè, perché dovrebbe costare? Cioè, sono al pari livello questi due, perché dovrebbe costare meno quello del Burundi a livello contrattuale? Cioè, le condizioni sono più o meno sempre le stesse. Quindi la mia idea è: sarà probabilmente l'indotto attorno al giocatore italiano che lo fa costare di più, magari ha già un procuratore di un certo tipo che già cerca di metterlo in moto per farlo. Vuol dire, per valorizzarlo e, non, e per farlo, come dire, notare anche a livello giovanile, per farlo passare da una squadra all'altra.
giocando già lì sui rialzi contratti. Quindi magari calciatori italiani solo perché sono italiani, magari qualcuno di questi, faccio un esempio, il più celebre di tutti da questo punto di vista, come Mastur, hanno per esempio già dei contratti con degli sponsor tecnici, ma quasi tutti in realtà, solo che a un certo livello c'è già Mastur. Niente, questa era in sostanza la mia tesi. Sì, sicuramente sono d'accordo con te quando dici che dal punto di vista della formazione, formare un ragazzo che viene dall'Africa al confronto di un ragazzo già italiano ha un costo per la società che non può che essere molto simile se non pari. In realtà, volendo, potremmo anche dire che l'Atalanta che forma un giocatore di Bergamo o un giocatore che viene dall'Africa, immagino possa avere più costi nel formare un giocatore che viene dall'Africa, appunto perché poi dovrà fornirgli tutta una serie di servizi che al giocatore che abita di fianco al centro sportivo dell'Atalanta, immagino non debba fornire. Detto questo, io credo che sia in realtà forse complicato andare a sviscerare tutti i perché credo sia logico che non possa esserci un solo fattore che può portare a un differente prezzo e quindi a un differente costo sul mercato di un giovane italiano piuttosto che di un giovane straniero. Andando con ordine, tu appunto hai parlato del fatto che ci sono tanti stranieri già fin nelle giovanili delle nostre squadre, e questo è sicuramente vero. Non è così in realtà soltanto in Italia, per cui è forse un po' una moda, tra virgolette, che ha preso piede in tutta Europa. Basti andare a vedere, io ho seguito spesso partite delle giovanili del Barcellona, loro hanno giovani stranieri che hanno anche 12 anni praticamente. E infatti poi è uscita qualche mese fa quella polemica rispetto alla contrattualizzazione dei giovani stranieri e o extracomunitari da parte appunto del Barcellona, quando sappiamo ci sono delle regole ferree che non permettono a un giovane straniero di essere testato prima dei 16 anni e a un giovane extracomunitario prima dei 18. Eppure, ripeto, loro hanno giocatori che possono essere, ad esempio, un ragazzo giapponese che si chiama Takefusa Kubo, di cui appunto ho parlato anche nel mio libro, che dovrebbe essere un 2001 adesso se non ricordo male, che è già uno se non 2 anni che gioca a Barcellona, quando appunto è arrivato che aveva 10 anni praticamente. Per cui appunto questo non è un problema soltanto italiano, sicuramente però è un problema appunto perché poi si va a togliere spazio ai nostri giovani fin dalle giovanili. Tornando a parlare della questione del costo, secondo me è semplicemente una questione di, o meglio, più che altro una questione di movimento, ovvero sia, se si va a prendere l'Inghilterra è una scuola, diciamo, cara, si fa pagare caro i propri giovani. Il calcio italiano viene da un periodo florido che diciamo si è concluso nel 2010, quindi ormai qualche anno fa, però c'è ancora questo strascico. Noi pensiamo ancora di essere un movimento all'avanguardia e di conseguenza ci facciamo pagare per quello che crediamo di essere, ma che non siamo più. Io la penso così. Sicuramente, però, in questo discorso vanno inserite anche la questione dei procuratori, come dicevi giustamente tu. Anche qui in realtà non sono convinto, ma non conosco abbastanza l'estero per poterlo dire, non sono convinto che funzioni la cosa soltanto per l'Italia, perché sapevo dei dati che riguardavano appunto i procuratori, i quali a livello europeo hanno intascato, più di 500 milioni di euro di commissioni solo negli ultimi 2 anni, e solo per quello che riguarda i trasferimenti in cui c'è stato un costo del cartellino, che sono il 13% del totale. Quindi le commissioni per il 13% di trasferimenti totali negli ultimi 2 anni ha fruttato ai procuratori europei 500 milioni di euro. Appunto, non penso sia una questione solo italiana, e anzi, se vai a prendere gli ingaggi di Neymar, Bale, Suarez, eccetera, sono convinto che se 100 è il prezzo del cartellino, almeno altri 10-20 milioni siano stati spesi in commissioni varie. Per cui in realtà, non lo so, appunto, io propendo per il fatto che possa essere più una questione, tra virgolette, culturale, dove il Varese di turno, l'Atalanta di turno, dice: no, io sono abituato a farmi pagare bene il lavoro che ho fatto di crescita di un giovane, e quindi tu adesso, se vuoi il mio ragazzo di 18-20 anni, me lo paghi X più 1, laddove magari un ragazzo di pari qualità che viene dall'estero possa costare soltanto X.
Quindi secondo te, diciamo che succede a livello giovanile più o meno quello che succede a livello di alto mercato, cioè i giocatori, anzi le società dicono tu vuoi il mio ragazzo molto giovane, me lo paghi tanto perché è promettente, perché io l'ho formato bene, quindi è un problema di passaggio da società a società, non è un problema di costo in sé del giovane come... Ti faccio questa domanda secca, diciamo. Sì, assolutamente sì, perché da questo punto di vista, secondo me, altrimenti non si spiega la differenza di prezzo che c'è, non soltanto, diciamo, per quello che riguarda l'Italia, ma se andiamo a prendere appunto diversi paesi europei, tu appunto segui molto, e anche chi segue il blog lo sa perché qualche tempo fa ti intervistai, pubblicai la tua intervista riguardo il calcio olandese. Dicevo, vabbè, l'Olanda è da sempre una grande scuola. Secondo me anche l'Olanda negli ultimi anni un pochino in declino rispetto al passato in cui ci sono stati momenti in cui per me appunto era il riferimento assoluto era la scuola olandese. Adesso forse qualche piccolo problemino c'è stato anche lì negli ultimi anni, per quanto il Mondiale ha dimostrato che insomma la nazionale olandese ha saputo reggere più che bene a questi eventuali problemi che io possa aver riscontrato. Però dicevo, in Olanda i giovani mediamente costano meno, cioè se noi andiamo a prendere un giovane olandese di 18 anni, mediamente lo paghiamo meno che un giovane inglese. Non so, Chambers è stato acquistato dall'Arsenal per una valanga di soldi, Shaw per 35 milioni, ok, sono giocatori già formati. In realtà, secondo me, non completamente, perché sono ancora così tanto giovani che in Italia giocherebbero in prestito in Serie B. E questo è un po' il paradosso italiano. Però davvero sono tantissimi soldi. Cioè, se Shaw fosse stato titolare nell'Ajax, penso che lo United avrebbe pagato forse 10 milioni. Ma forse. E invece l'ha dovuto pagare 35 milioni. E così vale anche per la Francia, dove mediamente i prezzi dei giocatori giovani sono comunque più bassi rispetto all'Italia, eppure anche lì ci sono state delle annate che hanno tirato fuori grandissimi giocatori, arrivati comunque a prezzi forse più abbordabili rispetto che ad altre situazioni. Secondo me, davvero è un po' una questione culturale, anche se credo che la tendenza possa essere di andare a ridurre questo gap. Per quanto poi l'Olanda, essendo un palcoscenico da un punto di vista di campionato, diciamo di secondo livello, tende comunque a farsi pagare meno il proprio ragazzo, anche se qui poi non si capisce, cioè questo discorso diciamo va un po' in contrasto con il fatto che poi Porto e Benfica quando vendono un giocatore, qualsiasi sia l'età, se lo fanno pagare il decuplo rispetto al suo effettivo valore. Quindi boh. Allora, sulla questione olandese, beh, prima di tutto in Olanda c'è stato un forte ridimensionamento della politica, diciamo, dominatrice a livello continentale dei top club, e questo ha sicuramente contenuto parecchio i costi. Possiamo ricordare come l'ultima squadra veramente indimenticabile che ha lottato veramente per vincere qualcosa a livello europeo in maniera importante in Olanda è stato sicuramente il PSV del 2005, no? Ricorderai sicuramente la semifinale col Milan, eccetera, eccetera. E dopo c'è stato abbastanza il vuoto pneumatico assoluto, ma perché lì hanno deciso che scientemente che i giocatori si vendevano. E non si compravano se non a fine carriera, da svincolati. Ricordo per gli amanti di questo genere di curiosità di calciomercato, ricordo semplicemente quello che è stato un grande colpo per l'Ajax a fine decennio scorso, quindi non mi ricordo più se nel 2008 o nel 2009, non mi ricordo più l'anno preciso, è arrivato per esempio all'Ajax dal Barcellona Ole Gerr, che ha vinto la Champions del 2006. E quello è un classico esempio di giocatore a fine carriera che al Barcellona non serviva più, diciamo così, a svernare in Olanda. Lì hanno deciso che, ma proprio da un punto di vista molto, molto pratico, molto lineare, che i giocatori loro li avrebbero fatti crescere e per sostenere l'economia, la loro economia, eccetera, considerando che il gap a livello finanziario con i club più blasonati d'Europa
si stava assottigliando, considerando che i diritti TV delle redivisie erano quello che erano, hanno ammesso il loro limite e hanno deciso, boh, intanto ce la giochiamo tra di noi in Olanda e se per caso si riesce a fare qualcosa di bello anche in Europa, succede, però non è un piano, cioè il Chelsea, Manchester City, Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Fino a qualche anno fa anche Inter e Milan, adesso tuttora ancora un po' la Juventus, sono tutte squadre che hanno ambizioni a livello europeo e continentale. In Olanda ci hanno rinunciato 10 anni fa, cioè questo è il dato fondamentale. Prendete il PSV di un anno e mezzo fa, una squadra che poteva contare su Strootman, Mertens, cioè Lens. Una bella squadra, non c'era niente da dire, però hanno deciso che la smantellavano l'estate scorsa e vendevano i pezzi pregiati, tra cui appunto i citati che sono venuti in Italia, o Lens che è andato alla Dinamo Kiev per dei bei soldoni, e niente, hanno ricostruito, rifondato con i giovani che avevano già in casa. Per cui, e questo è, cioè, quello che dici tu sui prezzi dei giovani olandesi è stravero, nel senso che sento parlare di un giocatore come Blind, che ha 24 anni, perché è un 90, quindi non è più giovanissimo, ha la sua bella esperienza, dimostrato in mondiali che a livello altissimo ci potrebbe pure stare molto serenamente, il prezzo di Blind si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro. Cioè, quando secondo me è un giocatore estremamente più pronto di Shaw. Per citare uno di quelli che hai nominato prima. Chiaro, Shaw ha 5-6 anni in meno, per cui è più futuribile, però non stiamo parlando di un 28enne, cioè Blin ha 24 anni, per cui anche dei margini di miglioramento che sono tuttora molto notevoli. Un 18enne dell'Ajax o del PSV, in questo momento tu lo prendi per una cifra che va dai 2 ai 7, 8, forse 10 milioni di euro. Le voci su Baccalli confermano questa cosa, perché il suo prezzo si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Sì, diciamo che però proprio il fatto che l'Olanda ha dovuto abdicare per una questione economica, diciamo, allo scettro, all'eventuale scettro europeo, a cui appunto in questo momento le squadre olandesi non possono arrivare, dal resto neanche l'italiana, a dirla tutta. Comunque, l'Olanda ha dovuto abdicare alle proprie volontà di vittoria sul palcoscenico europeo. E secondo me proprio in quel momento, visto che ti trovi a dover ricostruire ogni 2 o 3 anni al massimo la squadra, dovresti puntare ancora di più sul settore giovanile, appunto perché la squadra è meglio costruirla a zero, ovvero sia puntando sui giocatori che cresci tu stessa, piuttosto che facendo appunto magari vendendo uno Strootman a 20 milioni e spendendo parte di questa cifra per acquistare i giocatori da fuori. E quindi in questo senso sarebbe difficile capire perché negli anni 90 sono stati dominati da dei giocatori come Davids, Seedorf, Bergkamp e tutti quelli che insomma noi ricordiamo, Stam, Frank de Boer, appunto che per me erano un riferimento, mentre oggi la scuola olandese sta tirando fuori dei giovani che sono sì interessanti, ma secondo me assolutamente non a livello di quelli che appunto ho appena citato. In realtà è un po' come la situazione italiana, cioè nel momento in cui tu ti rendi conto che il tuo livello si sta abbassando come movimento calcistico a livello di club, dovresti investire di più sul settore giovanile dal mio punto di vista per rilanciare le tue ambizioni. E invece succede il contrario, e questo sia in Italia che in Olanda, o almeno io ho questa impressione. Beh, in Italia sicuramente, perché appunto il nostro livello di club si è abbassato drasticamente e i risultati della nazionale sono lì a dimostrare il fatto che non ci sono più i veri talenti come costruivamo un tempo, tant'è vero che i giocatori più forti della nostra nazionale ancora oggi sono quelli che praticamente sono stati campioni del mondo 2006, cioè di giovani veramente forti, veramente di livello non ce ne sono, o quelli che potrebbero arrivare a un certo livello come Insigne eccetera eccetera non riescono a fare l'ultimo passo definitivo. Non so, a me sembrano un controsenso in entrambe le situazioni. Allora, da un certo punto di vista sicuramente può risultare abbastanza un controsenso. In Olanda hanno deciso di tenere bassi i prezzi perché non hanno l'esigenza di reinvestire
tutti quei soldi di nuovo su altri giocatori. Cioè, l'esempio, il Liverpool ti cede Suarez per 86 milioni, 90, quelli che sono, e ti compra una barca di giocatori, tra cui Lallana che costa più di 30, tra cui Markovic che ne spende 25, tra cui adesso cito a memoria, non so se le cifre sono precise. E fa questo tipo di discorso. L'Ajax si può permettere di vendere un anno fa la stella della squadra indiscussa, cioè Eriksen, giocatore che tra l'altro è in grado di spostare gli equilibri anche in Premiership, nel senso, a mio parere, uno dei pochi che si è salvato nel disastro del Tottenham dell'anno scorso. E per quindi 12, 13, 15 milioni, adesso non mi ricordo, comunque di sicuro non più di 15 milioni è costato Eriksen al Tottenham, e non aveva bisogno di ottenerne per forza 30. Se fosse uscito dal Chelsea quel giocatore lì, secondo te quanto lo pagavi? Se fosse stato il Barcellona, il Real Madrid, se fosse uscito dal Southampton, quanto lo pagava il Liverpool? Se fosse uscito, non lo so, anche solo dal Siviglia, quanto lo si sarebbe pagato all'estero, dall'Atletico Madrid. D'altra parte è un po' un controsenso, cioè lasciar partire i migliori perché non hai ambizione a livello continentale, ma solo a livello locale. Indubbiamente sì, nel senso che poi consideriamo anche che nell'evoluzione dell'Olanda in questo momento c'è anche il discorso che, nonostante il prezzo sia più contenuto, ci sono pochi giocatori, cioè non si investe più sui giovani olandesi come si faceva un tempo. Cioè Van Basten è arrivato in Italia molto giovane, Bergkamp è andato via dall'Ajax giovane, poi conta anche molto la moda del periodo, i giocatori che tu hai citato sono figli di Van Gaal. E del grande Ajax della prima metà degli anni 90, no? Conta anche molto quello, perché vinta la Champions tutti volevano un pezzo di quell'Ajax. Chiaramente, venendo a mancare successi in campo europeo, alle squadre olandesi è salita su anche un po' di, diciamo così, di snobismo, no? In questa fase ancora non è finita, nonostante la nazionale spagnola abbia fatto bene i mondiali, non è ancora finita quest'idea che il calcio spagnolo domina il mondo. D'altra parte è anche abbastanza vero, perché hanno vinto sia l'Europa League che la Champions League, hanno portato 3 squadre su 4 in finale, per cui è così, no? Se ci facciamo caso un attimo, ci sono un sacco di giocatori spagnoli che stanno venendo venduti. Per esempio, hai citato l'Inter del 2010 come l'ultima squadra italiana forte, e non a caso Santon e Balotelli hanno avuto subito mercato all'estero. Per cui è molto importante anche il risultato sportivo delle squadre, no? Cioè, questo per l'Olanda vale, cioè, quell'Ajax lì tutti volevano un pezzo, del PSV del 2005 tutti volevano un pezzo, Van Bommel è andato al Barcellona, Fergal è andato al Milan, Park Ji-sung al Manchester United, cioè contano tanto i risultati sportivi, e senza quelli hai una vetrina minore. E ultima cosa in questo mio intervento è che è vero quello che dici tu, che si prendono giovani anche di altre nazionalità, e infatti Eriksen, che è un giocatore più forte dell'Eredivisie, è danese. La stessa cosa Schöne, in quest'anno è danese, sono giocatori che sono stati presi o giovani a poco già formati, oppure addirittura proprio da formare, come Eriksen che è arrivato ad Amsterdam che aveva 16 anni, Boylesen che è arrivato anche lui ad Amsterdam che aveva 16 anni, e così. Per cui sì, cioè, è vero quello che dici tu, anche all'estero e anche in Olanda si prendono già giovani stranieri molto promettenti. Penso che sicuramente la riflessione che hai fatto rispetto alla vetrina, che è importante per determinare poi anche, diciamo, il successo sul mercato di un giocatore o di più giocatori o di una scuola di giocatori, come nel caso dell'Olanda, è sicuramente vero. È anche vero però che appunto quell'Ajax che vinse la Coppa dei Campioni, di cui poi tutti vollero un pezzo, come dicevi, ha prodotto giocatori che per lo più si sono fatti apprezzare anche per tutto il corso della loro carriera, anche al di fuori dell'Ajax e anche al di fuori dell'Olanda. Quindi
cosa che invece ad esempio non è successa al Valencia di Cooper, che come sappiamo appunto era una squadra fantastica, tra virgolette, che funzionava molto bene, tutti volevano un pezzo di quel Valencia, in molti presero un pezzo di quel Valencia pagandolo anche caro. Ricordiamo, Mendieta in Italia ha pagato uno sproposito da Cragnotti, e poi però praticamente nessuno seppe confermare quanto fatto di buono in Spagna. Per cui sicuramente è vero che la vetrina europea è molto importante, però è anche vero che poi a me interessa la qualità del giocatore, e mi sembra che in questo momento la scuola olandese sia incapace di produrre giocatori a quel livello. E questo per me è il punto vero. Cioè, non ci sono un Davids, un Seedorf, uno Stam, un Frank de Boer. Per quanto ci sono buoni giocatori come De Vrij, che è appena arrivata alla Lazio, ed altri, è inutile stare qua a citarli. Ad esempio, l'Under 17 quest'anno ha fatto anche un ottimo europeo, appunto di categoria, con vari giocatori come Schürrle, che mi piace tantissimo, Bergwijn, eccetera, eccetera. Quindi non voglio dire che, per l'amor di Dio, l'Olanda non produce più nessun tipo di talento, così come anche l'Italia, secondo me, qualche talento ce l'ha, e uno può essere Schuffet, ma non solo. Però mi pare che ci sia più difficoltà a produrne, non so, mi sembra che il livello sia un pochino più basso, mentre appunto rispetto a 10-20 anni fa la scuola spagnola ha subito un innalzamento del proprio livello. Le scuole olandesi e italiane, che secondo me sono storicamente superiori a quella spagnola, in realtà stanno un pochino perdendo appunto qualità in questo senso. E questo va anche al di là, poi, in realtà, di quello che sono i discorsi di mercato e di quello che può essere poi il prezzo di mercato. È proprio una cosa, secondo me, può prescindere. In realtà, anche qua, uno può chiedersi perché la scuola spagnola è cresciuta così tanto, la scuola olandese è decresciuta e la scuola italiana è decresciuta. Secondo me, un po' per meriti spagnoli e magari dei meriti italiani e olandesi, ma anche molto credo possa essere per una questione congiunturale, cioè non puoi pretendere di tirare fuori un Edgar Davids ogni 10 anni, un Seedorf ogni 10 anni, un Roberto Baggio ogni 10 anni, eccetera, eccetera. Quindi, così come 10 anni fa la Spagna aveva Luis Enrique, e non so, e Nadal adesso ha avuto Puyol, Xavi e Iniesta. Magari tra 10 anni la Spagna tornerà appunto ad avere una qualità inferiore, e di contro l'Olanda a produrre fenomeni nuovi. Del resto, questo discorso, uscendo dall'Europa, secondo me si può fare anche rispetto al Brasile, che, voglio dire, storicamente è la patria del calcio. A questi mondiali ha dimostrato un impoverimento tecnico davvero drastico, e chi come me ha ormai 30 anni si ricorda la versione di Brasile veramente infinitamente superiore a quella di Scolari, ma proprio da un punto di vista tecnico. Allora, quello che dici tu sull'impoverimento e la decrescita è assolutamente vero. Tra l'altro, il Brasile non è un grande importatore di giocatori a livello giovanile stranieri, per cui, come dici tu, cioè, capita la generazione dove non ci sono dei fenomeni. Cioè, così come il Brasile del 58, del 62, del 66, fino al top, che è quello del 70, erano squadre dove praticamente c'erano 8 numeri 10, e così arriviamo anche al Brasile un po' così del 90, al Brasile un po' cos'ha di quest'anno e al Brasile non trascendentale del 2010. Ci sono dei momenti così dove semplicemente non hai una buona covata, molto banalmente, e dei momenti dove invece hai dei giocatori che valgono molto. Secondo me conta tanto, per esempio, questo limitatamente al caso olandese, anche il discorso di vetrina europea conta moltissimo anche a livello di esperienza. Cioè, hai fatto il nome di De Vrij, giocatore potenzialmente fortissimo, secondo me, che a cui però qualche step manca ancora, però è nato alla fine del 92, per cui deve ancora compiere 22 anni, è ancora molto giovane, ancora grandi margini di miglioramento. Però, per esempio, cioè, questo giocatore così forte, così di prospettiva, eccetera, nel suo club, cioè nel Feyenoord, ha racimolato tipo 160 presenze in Eredivisie negli ultimi 4-5 anni, che ha sempre più o meno giocato da titolare, quasi da quasi subito, e poi ha fatto 8 gettoni di presenza nelle coppe europee. Cioè, questo è un deficit grave.
per un giocatore di quel livello. Cioè, i giocatori che hai nominato tu e la gente, cioè Kluivert a 19 anni aveva deciso una finale di Champions League, cioè di cosa stiamo parlando? Un po' erano probabilmente più forti, come dici tu, un po' il fatto che riuscissero a tenere alcuni dei loro migliori giocatori per qualche anno in più e consentisse alla squadra di poter dominare più seriamente a livello europeo. Garantiva quel surplus di esperienza per tutta la rosa, non solo per le stelle. Si capisce quello che sto dicendo? Sì, assolutamente, si capisce benissimo quello che intendi, è probabilmente vero, sicuramente almeno parzialmente vero, è anche vero però secondo me che 20 anni fa le squadre che erano qualificate in Europa erano nettamente meno, le partite che si giocavano in Europa erano nettamente meno, per cui ok, chi magari cresceva nell'Ajax aveva molte più possibilità sicuramente. Infinite possibilità di mettersi in mostra e fare esperienza a livello europeo. Chi magari cresceva in una Fiorentina o non so, in un Twente, eccetera, eccetera, poteva averne meno. Eppure, bene o male, spesso, ad esempio, Roberto Baggio, appunto, giocava nella Fiorentina, ha giocato nella Fiorentina per poi passare alla Juventus. Ma comunque, è arrivato alla Juventus che era già un giocatore pronto per certi palcoscenici. Al di là del fatto che stiamo parlando, ovviamente, di un giocatore fortissimo. Però non so se possa essere soltanto questa la spiegazione, appunto, perché in realtà una volta, non lo so, penso che fossero meno le occasioni di potersi mettere in mostra a livello in ambito europeo se si escludeva il fatto che si poteva giocare in certe determinate squadre. Basta pensare che 10-15 anni fa in Champions League, anzi in Coppa dei Campioni, andava soltanto la prima classificata del campionato. Adesso vanno quattro squadre, ci sono più partite e quindi un giovane che riesce ad arrivare in una squadra che gli dà la possibilità di giocare in Europa, in realtà ha molta più possibilità di fare esperienze in Europa. Eppure, se guardiamo in casa nostra a livello italiano, tu citavi Santone e Balotelli, sono giocatori che a 18 anni avevano già l'opportunità e hanno fatto esperienza europea, chi più chi meno. Santone lo ricordo, non ricordo l'anno, ma lo ricordo tra virgolette, annullare Cristiano Ronaldo una partita contro Manchester United, eppure è sparito. L'esperienza europea lui se l'è fatta, non si può dire di no. Addirittura, se non sbaglio, andò in Confederation Cup nel 2009 con Marcello Lippi, senza giocare, credo, però comunque, insomma, era già, pur essendo ancora un under 20, forse addirittura neanche un under 21, era già in nazionale maggiore, quindi l'esperienza se l'è fatta. Eppure, ok, gioca nel Newcastle, che non è una bruttissima piazza, però appunto in realtà adesso l'Europa non la vede più e soprattutto in questo momento non si può dire, rispetto a come si pensava, sarà un giocatore fondamentale per la nazionale. Secondo me se fosse nato 20 anni prima lo sarebbe stato. Non so però se possa essere soltanto una questione di esperienza europea. No, chiaramente non può esserlo, infatti infatti io ci ho tenuto a precisare che come dici giustamente tu, la prima cosa è che probabilmente sono più scarsi, la seconda cosa è che hanno meno possibilità di fare esperienze. Se vuoi, soprattutto questa cosa mi sembra vera in Europa League, come tu citavi prima, ci sono molte più squadre e si vede proprio la fame di alcuni dei giocatori di queste squadre un po' più ignote, no? Che mangiano il campo. Mi viene in mente l'anno scorso l'esempio del Črnomorets, del Ludogorets, no? In Europa League, cioè gente che proprio sembrava voler divorare il campo rispetto a magari o Red Bull Salisburgo, per dirne un'altra. Squadre che non possono aspirare quasi nemmeno ad arrivare in Champions League, perché hanno troppi preliminari, perché alla fine, all'ultimo giro, prendono per forza una squadra molto più forte di loro, eccetera, che quindi puntano tutto sull'Europa League, rispetto, per esempio, invece a un Ajax che se esce ai gironi come l'anno scorso di Champions, arriva in Europa League e sostanzialmente se ne frega, cioè, e va a fare un doppio 3-0 contro Salisburgo. Per cui sicuramente non c'è solamente il discorso europeo, però di esperienza europea, però a mio parere aiuta. Santon ha avuto una carriera fulminante a livello, cioè sembrava un predestinato. Io ero proprio allo stadio con la partita famosa che hai citato contro il Manchester United,
Devo dire, a onor del vero, che quella volta lì CR7 ci ha messo un pochino del suo per farsi annullare. Cioè, ricordo quel giorno un grande Giggs e un grande Scholes, non ricordo un Cristiano particolarmente straripante, anche con un po' di mio rammarico, perché è l'unica volta che l'ho visto dal vivo, per cui mi è spiaciuto che giocasse non tanto bene, però sicuramente è stato impressionante quel giorno di Sant'Antonio, proprio per non è che abbia fatto cose incredibili, però proprio una prestazione estremamente sostanziosa, cioè ne ha mollato mezzo millimetro. Citavi tu giustamente la Confederations Cup del 2009 e essendo un 91 aveva 18 anni, cioè cosa notevole arrivare. Però poi si è perso, infatti ricorderai anche il prestito al Cesena nella seconda metà della stagione 2010-2011, in cui infatti la puzza di Nagatomo ha definitivamente tagliato le gambe a Santon all'Inter. E poi adesso è finito a Newcastle, perché? Perché alcuni dei nostri prodotti migliori dei vivaio, presunti tali, finiscono in queste squadre qua, cioè guardiamo Borini, che secondo me è un giocatore, un ottimo giocatore, a me piace parecchio Borini, è andato a Liverpool, il Liverpool alla fine l'ha, tra virgolette, mezzo scaricato in prestito al Sunderland l'anno scorso, che possiamo, cioè squadra affascinante, però il blasone del Sunderland è quello che è, voglio dire, è infatti una squadra che si è salvata nelle ultimissime giornate. Per cui noi dobbiamo essere pronti a renderci conto che adesso noi, il nostro prodotto di esportazione medio, per esempio in un campionato come la Premier, se lo possono comprare squadre che vanno dal quinto al quindicesimo posto, cioè fine, cioè dobbiamo renderci conto di questa cosa qua. E basta, e metterci il cuore in pace. Per cui il resto del movimento italiano non è che è estremamente superiore. Adesso io spero molto che Immobile si inserisca bene negli schemi di Klopp al Borussia, sarebbe un'ottima cosa. Però se lui ce la fa, ecco, rimane a mio parere comunque una goccia nel mare, perché non ne vedo altri, onestamente, a quel livello. Sì, sicuramente, appunto, come dicevo prima, il problema secondo me in Italia è il fatto che non riusciamo più a produrre talenti a livello di 10-15 anni fa, perché appunto abbiamo avuto delle nazionali molto molto forti, secondo me, tra gli anni 90 e gli anni 2000, almeno fino alla metà degli anni 2000, diciamo, fino al mondiale vinto. Però fondamentalmente, appunto, tolti i reduci da quel mondiale, non ci sono giocatori che possono che siano in grado di giocare a quel livello, perché non hanno un talento appunto che può essere paragonabile a quello dei vari Pirlo, Buffon, Nesta, Cannavaro, Maldini, chi più ne ha più ne metta. E secondo me questo è un problema grosso che andrebbe analizzato a fondo da un punto di vista federale. E non solo, anche a livello di club, e bisognerebbe provare a porci un rimedio. Io sentivo oggi Mino Favini, che è, diciamo, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, che è un grande talent scout, un grande formatore di giovani, che diceva che per un certo periodo si è puntato più sulla tattica e sull'atletismo che non sulla tecnica. E questo forse è l'origine di tutti i mali del nostro calcio, perché il problema è che la tattica, per l'amor del cielo, sarà sicuramente importante, ed è importante correre in campo, però è anche vero che poi le squadre spagnole, al di là di tutto, vincono perché, secondo me, hanno una qualità tecnica che è superiore, diciamo, alla media delle altre squadre. Voglio dire, se prendiamo da un punto di vista tecnico la nazionale spagnola, al netto dell'ultimo fallimento, però del resto viene da due europei e un mondiale vinto consecutivamente, e la nazionale italiana, da un punto di vista tecnico, veramente non ci può essere il minimo paragone tra le due nazionali. E questo, secondo me, è, diciamo, il problema principale che vedo per quello che riguarda il calcio italiano. Si trascura troppo la tecnica individuale, un po' in tutti i ruoli, tranne che forse per quello che riguarda il portiere, dove abbiamo fatto qualche anno di calo, magari imputabile appunto anche solo alla congiuntura temporale, come si diceva prima. E secondo me, però, tra i nati negli primi anni 90 vedo diversi talenti interessanti su tutti, Scuffet e Perin,
mi parlano molto bene anche di Meret, sempre dell'Udinese. Io l'ho visto giocare una volta in nazionale, ma sinceramente fece poco, fu poco impegnato, quindi non potrei assolutamente giudicarlo. Però mi pare che in generale, con anche le ali, Bardi, Colombi, insomma, ci sono diversi Cragno, diversi portieri giovani italiani che anche tecnicamente sono veramente ben formati. E quello che dico io è come si è lavorato bene su questi ragazzi, dando loro un bagaglio tecnico molto importante su cui potrebbero, glielo auguro, costruire una carriera altrettanto importante. Così bisognerebbe fare anche con difensori, centrocampisti e attaccanti, che invece appunto mi pare gli si insegni di più a fare quale debba essere il movimento giusto nel momento giusto, che per l'amor di Dio è anche importante, ma se poi non sai cosa fare con il pallone perché diciamo che i piedi non sono all'altezza, crolla un po' tutto come un castello di carte. Magari mi sbaglierò, ma sinceramente il gap tecnico tra i nostri giovani e i giovani di altre scuole, come particolarmente Germania e Spagna, mi sembra veramente notevolissimo. E non è un caso che negli ultimi anni le nazionali, sia a livello senior, diciamo, che a livello giovanile, che stanno facendo meglio, siano generalmente Germania e Spagna. Allora, quello che dici tu del privilegiare la tattica è sicuramente verissimo. Mi viene adesso così, te la butto lì come possibile ipotesi, poi vediamo se sei d'accordo. Questa concentrazione sulla tattica può essere, diciamo, un figlio, tra virgolette, degenere del sacchismo, no? Comunque di quell'impostazione che è stata rivoluzionaria nella prima metà degli anni 90, che però poi è andata a inficiare quello che è stato lo sviluppo giovanile, diciamo così, dalla seconda metà degli anni 90 alla prima metà degli anni 2000, quindi di fatto quelli che hanno 25-30 anni oggi, no? Questa generazione che dovrebbe essere il nucleo della nostra nazionale. Il concetto di base, come peraltro, di cui peraltro Sacchi è tuttora convintissimo, perché ancora oggi dice che la prima cosa principale è che la squadra sia squadra, eccetera, no? E basta, cioè, però non dobbiamo comunque dimenticarci che al Milan, cioè quando Sacchi ha detto io Van Basten, la scelta è stata Van Basten, cioè per cui sicuramente abbiamo un po' perso di vista l'importanza della tecnica anche sull'onda di quello che era un sistema che aveva sconvolto l'Europa, che in quel momento sembrava alla perfezione, no? Per cui è anche comprensibile. In Spagna hanno cambiato idea, hanno deciso che sviluppavano, si mettevano lì e basta, cioè che i giocatori che volevano produrre hanno deciso che dovevano puntare tutto sulle qualità eccezionali. Per esempio, Xavi e Puyol, che sono due esempi che hai citato, secondo me, non dico che sono una goccia nel mare perché sarebbe una bugia, però della loro generazione sicuramente non sono in totale compagnia. Cioè, c'erano Raul, c'era Morientes, però anche lo stesso Guti non è che fosse un giocatore trascendentale. Il passo successivo, cioè la generazione immediatamente dopo è stata quella veramente devastante, cioè quelli nati nella prima metà degli anni 80, e a quanto per quello che a mio modo di vedere, anche quella nata nella seconda metà degli anni 80 mi sembra assolutamente eccezionale. E per cui questo è, nel senso, allora hanno avuto un progressivo avanzamento e miglioramento. Noi invece probabilmente ci siamo lasciati schiacciare da quello che è un po' anche un'ansia da risultato che un po' a tutti i livelli c'è sempre stato in Italia, cioè ci sono, ti ricorderai sicuramente quel periodo a metà tra a cavallo tra gli anni 90 e 2000 in cui sembrava che chiunque volesse comprarsi una squadra di calcio cioè, e tutti puntavano sempre subito a grandi successi, si otteneva la promozione, cioè per citarne uno, Preziosi, prende il Sondrio, lo fa salire di categoria, poi non sale più di categoria, lascia le macerie dietro di sé, si compra il Como, lo porta in Serie A, retrocede subito, cioè tutta questa cosa finalizzato al risultato, ma non al risultato in senso lato, proprio al risultato immediato,
secondo me poi è andata a trasmettersi anche nelle scuole giovanili, col fatto che contemporaneamente diventava tutto sempre più globalizzato, diventava sempre tutto molto più caricato, eccetera, e anche i genitori, no? Spesso gli allenatori giovanili si lamentano, i genitori che rompono, vogliono che mio figlio giochi, fin da quando sono piccolissimi, no? Io stesso ho assistito a partite che contavano veramente come due di picche con briscola quadri, tra ragazzi di 12-13 anni, in cui c'erano genitori che proprio si vedeva che la prendevano estremamente sul personale, per cui secondo me è un po' tutto, no? È un po' tutto il sistema che deve farsi un po' un esame di coscienza. In un'interessante intervista che aveva rilasciato un paio d'anni fa a Radio Sportiva, Filippo Galli, che mi pare sia ancora responsabile delle giovanili del Milan, o comunque alleni una delle squadre giovanili del Milan, diceva che è un problema molto grosso trovare difensori forti nati tra la fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000. Perché lui diceva, sono troppo bombardati a livello tecnologico e quindi hanno una soglia di attenzione molto bassa, e per un difensore questo è un grosso problema. Adesso non so, cioè, sicuramente lui ne sa molto più di me, se dice addirittura questa cosa mi fa pensare che, non lo so, forse anche censurato, forse addirittura il troppo benessere abbia condizionato la produzione dei calciatori. Non lo so, questa è un'ipotesi che ti rilancio proprio perché qua mi sembra di entrare in un campo veramente enorme. Sì, allora, partendo da quest'ultima considerazione, sicuramente più che il benessere, lo stile di vita delle comunità, diciamo così, cambia e quindi questo ovviamente influisce su tutto, anche sul calcio stesso, anche sulla produzione dei calciatori stessi. Ad esempio, il fatto che un tempo si giocasse molto in strada e oggi non lo si può più fare, penso che possa influire negativamente sulla produzione di calciatori. È anche vero però che questo non credo che accada solo in Italia. Non so, io all'estero non ho mai vissuto, però penso che se rapportassimo il cambiamento che c'è stato tra l'Italia, diciamo, negli ultimi 20 anni, tra l'Italia e la Spagna, credo che possa essere un cambiamento abbastanza simile. Non penso che in Spagna i bambini giochino molto di più in strada rispetto a qui in Italia, credo che anche lì ci siano delle condizioni di traffico, di insicurezza generale, diciamo, che siano molto più accentuate rispetto a quando eravamo piccoli noi. Io personalmente in strada ci giocavo tutte le sere, adesso avessi un figlio, effettivamente avrei anche io qualche problema a farlo giocare tutte le sere in strada. Per cui sul benessere non saprei tanto dire, però sicuramente il cambiamento della società comporta dei cambiamenti anche da questo punto di vista. In questo senso, però, deve essere brava la scuola calcistica in generale ad adeguarsi ai cambiamenti, cosa che in Italia non siamo capaci di fare perché ci sediamo sugli allori costantemente. Per cui siamo stati una grande scuola di calcio fino a qualche anno fa, probabilmente abbiamo pensato che anche continuando così, avremmo continuato a dominare, tra virgolette, comunque essere tra le nazioni dominanti a livello mondiale, cosa che invece non riusciamo più a fare, appunto perché poi il mondo cambia, voglio dire. E così come Sacchi è stato un innovatore, e poi arriverò a lui, aspetta la domanda che mi hai posto all'inizio del tuo ultimo intervento, così come Sacchi è stato un innovatore, adesso ci sono delle innovazioni che arrivano da altre parti del mondo, e che ci hanno messo un po' in scacco, a cui noi non siamo stati bravi a reagire, e secondo me in questo momento il calcio italiano è semplicemente un po' imbalsito, deve trovare, ritrovare un po' di freschezza, un po' di voglia di fare, un po' di genialità, cosa che bene o male ha sempre avuto. Poi appunto ci sono i periodi alti e bassi, però davvero questo periodo secondo me è troppo triste per far sì che non si cerchi una via di fuga, una via di uscita. Venendo al sacchismo, sicuramente ha influito tantissimo, e in questo senso forse anche, oh, io parto da un presupposto, a me Sacchi piace tantissimo, adoro sentire parlare Sacchi di calcio, questo a prescindere dal tecnico che è stato, che certo non lo devo dire io, non lo scopro io perché ha vinto tutto quello che ha vinto e ha quasi vinto anche un mondiale con l'Italia. Detto questo però,
lui appunto, come dicevi giustamente tu, ha dei dettami tattici molto forti. Mette la tattica sopra ogni altra cosa. Da un certo punto di vista lo penso anch'io che il calcio, essendo un gioco di squadra, sia necessario, insomma, avere un gruppo forte anche al di là dell'individualità. Però poi è vero che se tu prendi 11 pippe e le metti in campo, possono essere affiatate quanto vuoi, ma contro 11 fenomeni che giocano ognuno per i fatti suoi, perderanno 100 partite su 100. Per cui secondo me bisogna trovare la giusta via di mezzo. Sacchi appunto è stato fino a poco fa il coordinatore delle nazionali giovanili. Io so che faceva un lavoro con Vigili molto interessante, appunto andava a fare da supporto a tutti i vari mister, andava ad analizzare i tempi di reazione, di uscita, ad esempio quando un terzino deve staccarsi, se lo fa con un decimo di secondo in ritardo è un problema, è tutto quello che vuoi. E posso dirti, sono d'accordo anch'io, sicuramente se il terzino si stacca con i giusti tempi può essere più pericoloso che se si addormenta e non arriva sul pallone perché la palla non la vede neanche. Il problema qual è? Che se il terzino sa cosa deve fare, si stacca con i giusti tempi, perché tu glielo insegni martellandolo come se fosse un minatore, ma dopodiché quando arriva sul fondo e non sa metterti la palla in mezzo perché tecnicamente è scarso, non vai da nessuna parte. Tu quel giocatore non l'hai fatto crescere. Io penso che per l'amor di Dio vadano fatti, cioè il lavoro vada fatto nel suo complesso, quindi anche al Barcellona è stato impostato un certo metodo di gioco. E lo si insegna fin da bambini, fin da quando insomma si lascia il football a 7, si arriva a quello a 11 e lì giocano con 4-3-3 con certi meccanismi, certi dettami di gioco. Però lavorano tantissimo anche sulla tecnica individuale, perché secondo me fondamentalmente il calcio in primo luogo è tecnica e poi tutto il resto. Io sono un amante della tattica, molto più che della tecnica in un certo senso, perché purtroppo madre natura mi ha dato una capacità tecnica scarsissima, sono una pippa allucinante a giocare a calcio, per cui mi devo rifugiare sulla tattica. Però voglio dire, se dobbiamo fare un discorso serio, secondo me, se vogliamo formare un giocatore di alto livello, dobbiamo partire col dargli una buonissima base tecnica, che è quello che manca. Io non so se Sacchi lavorasse molto anche su quello, sentendolo parlare del suo lavoro anche in nazionale, sinceramente qualche dubbio mi viene. Poi lui, perché una volta ebbi modo di parlarci in un hangout particolare, diciamo, con anche altri colleghi blogger, diciamo così, lui dice che tecnicamente i calciatori di oggi sono molto più forti di quelli di 20 anni fa. Io dico, forse il livello medio può essersi anche alzato, perché magari prima c'era il 10 che era fortissimo, il regista che sapeva fare dei lanci della Madonna, e magari gli altri erano un po' dei un pochino più scarsini, non lo so, può essere. Però in realtà mi pare che manchino le eccellenze, quantomeno. Per cui magari oggi un terzino medio sa fare uno stop meglio di quanto poteva fare una volta Gentile, o Ferrara, o chi vuoi, però poi, ripeto, manca l'eccellenza, cioè magari i terzini medi una volta erano scarsi in Italia, però c'era Paolo Maldini. È questo il punto. I fantasisti medi una volta potevano essere scarsi, però c'era Roberto Baggio. Adesso chi c'è? C'è Insigne che purtroppo non incide ed è il più forte che abbiamo fondamentalmente in quel ruolo. Non lo so, sinceramente mi pare che si lavori poco sulla tecnica e io ripartirei da lì. Sicuramente bisogna ripartire dalle basi tecniche, molto lavoro col pallone, questo tipo di idea. Un altro problema delle giovanili, come dicevo prima, probabilmente legato anche al discorso dell'ossessione del risultato, è il fatto che molto spesso si cerca il fisico. Tu cerchi il giocatore che ha quel tipo di fisico, è grosso, è strutturato già a 15, 15, 14, 15, 16 anni. Perché vuoi vincere, e cioè, questa esperienza di un mio amico che è un 87, per cui quest'anno ha fatto 26 anni, lui dice che è di Bergamo. Lui, quando ha fatto il provino per l'Atalanta, ricorda che a 12 anni lui e un suo amico erano i migliori, però a 12 anni erano 1,45 m, 1,50 m, adesso non mi ricordo quanto, non me l'ha pure detto quanto era alto, ma così. E a 12 anni, quindi lui 87, quindi stiamo parlando del 1999. Già allora l'Atalanta preferì a loro due, che massacrarono in partitella la squadra avversaria, cioè facendo tipo 5 gol a testa in 13-0, una roba così. Preferirono i due attaccanti dall'altro lato degli avversari, insomma,
coetanei che però erano già 1,65 tutti e due, scoordinatissimi, eccetera, però erano grossi. E il concetto è stato, beh, cacchio, sono grossi, però gli insegniamo a fare due, tre cose col pallone, quello che gli serve per buttarla dentro, e poi così. Ma tuttora anche a livello giovanile piuttosto alto hanno fatto la differenza di recente negli ultimi anni giocatori come Samuele Longo o Petagna delle milanesi rispettivamente con Inter Milan. Longo per esempio è un 92 che l'anno della Next Generation Series così eccetera della, diciamo così in cui Stramaccioni è stato assurdo gli onori della cronaca, era un 92 che giocava, questo me la ricordo perché l'ho vista alla finale di Next Generation Series, contro l'Ajax, in cui i 92 erano tutti in panchina e giocavano solo 93-94. La stessa cosa per tante altre squadre del primavera di Serie A. Per cui lui era più grande, proprio anagraficamente, no? Lo stesso Petagna, un giocatore che ha avuto uno sviluppo fisico piuttosto precoce e che ha spostato gli equilibri parecchio a livello giovanile, proprio perché è grosso, no? È difficile da arginare. Poi stiamo parlando di due giocatori che tra l'altro mezzi tecnici ne hanno, però c'è sempre quel discorso lì, per esempio, a livello giovanile. Poi, relativamente al discorso che diceva Sacchi, i giocatori sono più forti adesso rispetto a 20 anni fa, non lo so, ho la sensazione che 20 anni fa le squadre fossero più bilanciate, cioè come dicevi tu, di fronte a 4-5 elementi di talento incredibile c'erano anche quelli che portavano acqua, quelli che mettevano fieno in cascina, come dire, viene in mente la Juventus di Lippi, no? Cioè che c'ha Del Piero, c'ha Zidane, c'ha Deschamps, c'ha fior di giocatori, c'ha Montero, c'ha Peruzzi, però c'è anche Pessotto e Birindelli, che comunque, cioè, voglio dire, nel senso, massimo rispetto per quel tipo di giocatore. La stessa Juve che ha vinto la Champions nel 96, c'era Michele Padovano, c'era Nicola Amoruso, lo stesso Milan del 2003 che ha vinto la Champions, cioè, voglio dire, c'era Roque Junior, comunque ancora, c'era Dario Simic, cioè la sensazione è che c'era Calazze, che cioè, un buon giocatore per carità, sicuramente non ai livelli di Maldini o di altri terzini sinistri che Milan ha avuto nel corso della sua, della sua storia. Per cui secondo me erano anche più bilanciate, cioè mi sembra che si stia andando verso la tendenza a costruire squadre costituite da 11 fenomeni. Per cui, almeno quelle che dominano a livello europeo, in cui ogni singolo ruolo deve essere ricoperto da un super super top. Però, se poi penso al Real Madrid che ha vinto l'ultima Champions League, però mi viene anche in mente che c'è Pepe, per carità, buon giocatore, niente cioè non è Baresi sicuramente, al centro della difesa della squadra campione d'Europa, e penso che forse è ancora quella la cosa più giusta, che non fare come il Manchester City, che cerco di mettere 11 stelle nelle 11 caselle che ho, che poi siano effettivamente tutte stelle, poi va anche dimostrato, però che comunque la filosofia è quella. Tra l'altro l'ha vinta proprio la Champions il Real Madrid, che è una squadra che il mercato qualsiasi lo dimostra, che è una squadra che notoriamente preferisce comprare le stelle piuttosto che far crescere i giocatori. Poi vabbè, cioè, però questa magari è una mia idea, sono curioso di sapere cosa pensi tu. Comunque, di base, l'input che voglio lanciare è che secondo me le squadre devono essere bilanciate. Cioè, lo sgobbone che sa fare il mestiere tattico preciso ci sta benissimo di fronte al fenomeno, però deve avere tutte e due, come dicevi tu. Non puoi avere né 11 stronzi che sono fenomeni, lo sanno e giocano per i cacchi loro, né puoi avere 11 pippe che fanno il meccanismo in maniera come un orologio svizzero, che però arriva sul fondo e non sa crossare, che però la punizione della tre quarti non sa fare un tiro a giro e non hanno visione di gioco, eccetera. Sì, beh, sicuramente il calcio in questi ultimi anni è cambiato molto ed è, diciamo, si è andati verso uno squilibrio molto più marcato rispetto che in passato, perché sono cambiate tutte le regole, voglio dire, dal fatto che oggi uno straniero comunitario è ritenuto
cioè, schierabile al pari di un giocatore italiano o spagnolo, insomma, a seconda di quella che è la nazione a cui ci si riferisce, ha portato, secondo me, uno squilibrio notevole rispetto a quello che era il calcio di un tempo, perché un tempo comunque con tre stranieri al massimo schierabili, anzi tesserabili da una società, c'era più equilibrio a livello europeo. Basti pensare che una volta poteva vincere la Coppa Campioni la Stella Rossa come la Steaua Bucarest, oggi queste squadre non passerebbero il girone, probabilmente farebbero fatica ad arrivare anche terze, proprio perché ormai un rumeno forte a 16 anni lascia la Romania. Perché comunque ovviamente la Steaua Bucarest non lo può pagare tanto quanto lo può pagare un Manchester City, e non gli dà la prospettiva del Manchester City, il blasone del Manchester City, eccetera, eccetera. Per cui secondo me veramente il calcio è cambiato così tanto da essere da questo punto di vista quasi un altro sport, cioè non si possono veramente più fare paragoni con il passato perché sono cambiate troppe situazioni e quindi appunto i soldi oggi dominano veramente tutto. Io personalmente, se fossi in Platini, poi ovvio non me lo farebbero nemmeno fare in realtà, per cui vabbè, però proverei a fare una rivoluzione totale del calcio europeo inserendo tetti da tutte le parti, sia un numero minimo di giocatori autoctoni, che vale a dire non tanto quelli cresciuti nel vivaio, quanto schierabili dalla nazionale di riferimento, perché sennò, torniamo al discorso di prima, la Juventus può andare a prendere 20 africani, farli crescere tutti a casa sua e poi schierarli tutti come se fossero giocatori autoctoni, ma se questi non sono schermi nazionali, per me non sono considerabili, per cui un tetto al numero di stranieri, detto agli ingaggi, un fair play finanziario veramente funzionante, eccetera, eccetera, cioè veramente andare a riequilibrare quello che è il sistema calcio europeo, almeno un minimo, per fare in modo che il Real Madrid, con i soldi che ha e può comprarsi un giocatore da 100 milioni ogni anno, non finisca con il dominare, assieme a quelle poche altre squadre che possono permetterselo, la scena a questo livello. Certo, uno può dire anche l'Ajax a suo tempo dominò, vinse tre Champions League di Coppa Campioni di fila, il Milan di Sacchi, eccetera, eccetera. Però erano tutte squadre, secondo me, basate su fondamenta veramente molto diverse. Cioè l'Ajax vinse perché era una squadra che fece un lavoro di un certo tipo, che tecnicamente era dominante, costruita in un certo modo, eccetera, eccetera, non una raccolta di figurine, punto e basta. Per quello che era la tua considerazione, secondo me, in realtà 11 fenomeni possono tranquillamente vincere qualsiasi cosa. Il punto vero è che devono comunque riuscire a trovare la quadra e non è sempre facile. Ancelotti l'anno scorso ci è riuscito nel con Real Madrid, per quanto ok, non erano 11 fenomeni per lo senso della parola, però insomma una certa accolita di stelle. Secondo me il punto è che in realtà puoi trovarti anche un giocatore tipo Davids che ti porta l'acqua, però che è anche un fenomeno tecnicamente. Per quello che riguarda la mia visione delle cose, cioè David era un fenomeno a fare tutte le cose, per cui ti poteva portare l'acqua, però poi aveva un piede della Madonna ed era anche un freestyler, voglio dire, se vogliamo dirla tutta, no? Per cui poi secondo me appunto lui dipende da come costruisci la squadra, è ovvio, se fai soltanto una raccolta di stelle è una questione, se la costruisci sì con le stelle, ma con un'idea di gioco importante alla base, puoi vincere comunque. Però ripeto, a me in realtà questo calcio piace meno di quello che era il calcio fino a qualche anno fa. Per cui personalmente, per quanto so che non succederà almeno a breve, vorrei che in qualche modo appunto si rimodulasse una serie di fattori per fare in modo che non arrivi lo sceicco di turno, si compri una squadra a caso, inizi a spendere centinaia di milioni di euro e porti una squadra che è nulla ai vertici europei soltanto perché ha la voglia di farlo. Cioè vorrei che ci fossero non lo so, ci fosse più senso da un certo punto di vista le cose, dei movimenti dietro, prospettive, lavoro serio, programmazione, e anche in questo senso, citavo prima Mino Favini, io vorrei un Mino Favini che prenda i centri federali che da vecchio dice di voler costruire in Italia e li gestisca in un certo modo, cioè si inizia a fare ricerca seria dei giovani di 10-12 anni,
da inserire in questi centri federali e vi si cresca non con l'ottica di vincere oggi, ma con l'ottica di vincere quando avranno 22-23 anni, saranno in nazionale e dovranno farsi vincere il mondiale. Perché a me di vincere, di veder vincere la Next Generation Series all'Inter o il torneo di Viareggio al Milan l'anno scorso, o la Juve che vinse tre Viareggio di fila, o i campionati, o la Youth League, eccetera, a me non interessa niente, perché non mi interessa vedere dei giovani che a 16 anni sono forti, che poi però non riescono più a crescere. Cioè, io voglio vedere, tornare a vedere un'Italia che sa forgiare un giovane fino alla sua esplosione, non che manca sempre l'ultimo pezzo, perché sennò diventa ridicolo e tra qualche anno saremo veramente la ruota di scorta dell'Europa. Bene, cioè, dopo questo appassionato discorso che sottoscrivo in pieno, cosa vuoi che dica? Mi sembra che la nostra chiacchierata sia stata proficua, divertente, sia arrivata anche a dei punti, direi, interessanti. Siamo arrivati un po' lontani dal presupposto iniziale, ma mi fa solamente piacere. Che ti devo dire? Non posso commentare in alcun modo quello che hai detto, è super vero ed è stravero, e aggiungo solo una piccola postilla, che il calcio di adesso ci sorprende anche molto poco, perché con la globalizzazione dell'informazione basta che un ragazzo molto giovane faccia due o tre presenze con la sua squadra, così noi lo cerchiamo su internet, lo troviamo, Transfer Market, vita, morte, miracoli. Cioè, adesso anche le squadre africane mondiali ormai non sono più così interessanti, ma questo dove gioca, questo cosa ha fatto nella sua vita. Per cui così, adesso, infatti, questa è una cosa che io non so se il livello medio del calcio negli ultimi 15 anni sia alzato o sia abbassato, non sono in grado di dirlo. Posso però dire, a livello comunicativo, che magari ci può sembrare questa cosa qua, che si sia abbassato, proprio perché non ci sorprende più nulla. Cioè, James Rodriguez ha 22 anni, è stato preso dal Real Madrid. Noi sappiamo chi è da quando ne aveva 17, praticamente. Per cui, cioè, ai mondiali con la Colombia non ha sorpreso nessuno. Cioè, nel 94, Valderrama, così, c'era una grande curiosità, perché in Europa non li aveva visti giocare nessuno questi con la Colombia. Sapevano chi erano dai risultati, i tabellini, i trafiletti sulla Gazzetta, eccetera, ma in fin dei conti, quella Colombia lì, quanti l'avevano veramente vista giocare prima dei mondiali? Cioè, questo è. E niente, ti lascio con questa mia ultima cosa e saluto tutti, a te la chiusa. Sì, hai detto una cosa verissima che peraltro ti dirò, a cui avevo pensato anche io durante questi mondiali, perché effettivamente guardando le partite delle africane non avevo quella volontà, quel piacere della scoperta, appunto perché in realtà per lo più erano giocatori che già conoscevo e al tempo stesso James Rodriguez a 17 anni lo voleva la Juventus, poi non lo prese per sfortuna loro o per incapacità loro, per cui appunto già si sapeva chi fosse, per cui oggi non stupisce nessuno, almeno di quelli che seguono con la nostra passione il calcio, il fatto che possa aver disputato un mondiale così. Sicuramente è cambiato appunto anche in questo caso la società, il contesto mondiale e con esso anche il calcio. Io personalmente preferivo un pochino di più il calcio romantico che c'era fino a qualche anno fa. Adesso cercherei di ricontingentarlo per fare in modo che possa tornare ad essere, secondo me, un po' più interessante. Ti dirò, tu dicevi, non so se il livello medio si sia alzato o abbassato, prima di chiudere ti dico, secondo me il livello medio del calcio mondiale si è alzato, ma si sono diminuite le eccellenze e quindi anche questo in realtà lo rende forse un po' meno interessante di un tempo, per quanto logicamente resta sempre diciamo, il mio passatempo preferito. Detto ciò, ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto. Abbiamo fatto una chiacchierata fin troppo lunga, nel senso che poi penso che nessuno se la guarderà tutta su YouTube, o almeno me lo auguro perché è più di un'ora che siamo qua a chiacchierare e non so neanche quanto possiamo aver detto di interessante. Per quello che riguarda me, però, è stata una chiacchierata molto interessante, quindi in questo senso ti ringrazio. Ringrazio chi vorrà perdere il tempo per guardarci. Seguiteci appunto su Sciabolata Morbida per quello che riguarda me. Su Mondo Pallone, Passione Inter e l'altro sito, ora non lo ricordo, scusa Giorgio, per quello che appunto riguarda lui. Ci trovate anche poi su Twitter, Facebook, eccetera, eccetera. Quindi se avete voglia di interagire con noi, magari chissà, un giorno ripeteremo questa chiacchierata con più persone.
Ciao ciao.